Ciao a tutti, ecco voi un nuovo video. Siamo arrivati a un nuovo appuntamento con la mano ciompa, quindi la mano opposta con cui siete abituati a scrivere, che è una rubrica che vi sta piacendo tantissimo, io continuo, e ho deciso di farvi un mix di stamping, quindi ho utilizzato più stamping insieme e ho utilizzato anche questo nuovo colore di Estrosa, che è un Persistance, quindi 3 in 1, che mi piace tantissimo, un colore super estivo e soprattutto sono veramente molto molto coprenti. Non voglio farvi perdere altro tempo e se vi lascio subito al tutorial. Un grosso bacio, mua! Ciao! Questa è la mia idea, che vedete nel dettaglio appunto come l'ho realizzata, e il mix di stamping con questo nuovo colore di Estrosa che, come vi ho detto prima, mi piace tantissimo, che si chiama Sun Beach ed è la nuova collezione e a mio avviso è bellissima. Io sotto ho una ricostruzione, sopra utilizzo questi semi permanenti. Voi ovviamente potete utilizzare il gel, il semi permanente, lo smalto se avete chiuso una ricostruzione, insomma come al solito potete utilizzare quello che volete. Ricordatevi bene di coprire bene la punta, i laterali, fare bene la zona cuticolare e andare un po' sotto se avete fatto una buona preparazione e ricostruzione col colore stesso. Una volta fatto tutto mettiamo a catalizzare, che tanto daremo due passate. Ora utilizzo il bianco, questo è il bianco per me in eccellenza della Gelish, e lo stendo a monocolore sul medio e sull'anulare. Bianco perché ci sarà un mix di questi due colori molto estivo. La prima passata è molto molto sottile, la seconda servirà comunque a intensificare il colore, soprattutto togliere eventuali imperfezioni o piccole striature che possono essere uscite quando ho steso il colore. Per facilitarci io utilizzo un top coat opaco, almeno lo stamping verrà meglio, se no togliete lo strato dispersivo con un pennello pulito. Ricordatevi che è importantissimo. Il primo stamping utilizzerò comunque il gel, quindi ho un gel molto corposo che serve comunque per disegnare, e prima di tutto in ogni caso metto il mio peel off, questo è quello di Crystal Nails, voi usate ovviamente quello che volete, io ce l'ho anche di Born Pretty Store, lo metto intorno alla pelle, così almeno anche se poi con lo stamping sporco la pelle, questa pellicola essendo adesiva andremo poi a rimuoverla e verrà via anche eventuali pezzi di smalto che sono rimasti. Intanto mentre parlavo vi ho fatto vedere come fare appunto questo stamping, e utilizzando il gel una volta fatto va messo in lampada a catalizzare. Io faccio due stamping e tenete conto che i gel rimangono un po' più trasparenti degli smalti, quindi è perfetto per questa idea, perché l'idea di base, quindi lo sfondo, sarà leggermente più chiaro rispetto a questa, la farfalla che poi andremo a fare. Poi in più faccio qua e là dei puntini, applico anche uno strass sia su un dito che sull'altro per abbellire un po'. Vedete che comunque anche visivamente c'è questo contrasto tra lo stamping più chiaro e lo stamping più scuro. Ovviamente questo giochino potete farlo anche utilizzando due colori diversi di stamping, è ovvio. Io ho voluto utilizzare i due sistemi in un video unico per farvi vedere appunto le due varianti. Una volta fatto tutto ovviamente andiamo poi a sigillare la nail art e anche le altre unghie se non le abbiamo sigillate in precedenza. Questo è il risultato finale della mia idea, spero tanto che vi piaccia, fatemi sapere appunto cosa ne pensate. Soprattutto perché è la mano opposta, quindi sempre più difficoltosa sia nell'applicazione che nell'esecuzione della ricostruzione. Al prossimo video tutorial e un grosso bacio a tutti quanti. Ciao!